bentornati. In questa breve presentazione vi mostro un nuovo progetto che ho lavorato in questi giorni. Un sottogiacca smanicato, ho lavorato con un filato che ho utilizzato moltissimo in questo inverno, il filato Basic Wool, molti di voi già lo conoscono e già lo utilizzano. È uno dei filati che maggiormente si presta sia alle lavorazioni invernali ma anche primaverili ed autunnali. Bene, stavolta vi propongo uno smanicato o sottogiacca da lavorare per la prossima stagione in una bellissima e solare tonalità che è la tonalità Senape, con la quale ho già lavorato il maglioncino Mirasole. Se vi fa piacere, stavolta vi propongo una lavorazione in top down crochet, quindi ad uncinetto, con una decorazione e un motivo decorativo raglan che prosegue anche nella parte laterale del lavoro, quindi sotto al braccio fino alla fine del progetto. Anche per la parte della schiena sono state lavorate queste raglan decorative. Se vi piace quello che vi propongo, guardiamo insieme quanto filato occorre per realizzarlo, gli uncinetti che ho utilizzato, e alla fine di questo video vi comparirà l'immagine sul quale cliccare per accedere direttamente al tutorial nella sezione abbonati. Io per il momento vi saluto, vi rinnovo l'invito a seguirmi, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo sul mio canale per il prossimo tutorial. Ciao a tutti, a presto! Per cominciare vediamo subito il filato. Il filato che vi propongo è un filato che già conosciamo, un filato che a me piace particolarmente perché si presta a qualsiasi tipo di lavorazione, sia ad uncinetto che ai ferri, sia a capo singolo sia a capo doppio. È un filato dall'altissima resa, è un filato esclusivo della merceria unfilodipassione.it, quindi lo trovate esclusivamente presso il link che vi lascio nelle info box di questo tutorial, e vi propongo nuovamente la lavorazione con questa bellissima tonalità senape. Me ne erano rimasti due gomitolini, con questi due gomitoli da 100 grammi, quindi sono 200 grammi di filato, lavorati a capo doppio andrò a realizzare il mio progetto. Se volete lavorare uno smanicato come farò io, saranno sufficienti per una taglia small due gomitoli di filato, quindi 200 grammi. Se volete invece aggiungere le maniche e lavorare una taglia small, vi mostrerò come procedere per proseguire nella lavorazione della manica. Procuratevi un gomitolo in più in modo da poterlo poi lavorare comunque a capo doppio, e sarà sufficiente per lavorare anche le maniche. Per le taglie superiori 300 grammi di filato per lo smanicato, quindi sia per una taglia media che per una taglia large, saranno sufficienti 3 gomitoli. Per lavorare anche le maniche 400 grammi per ambedue le taglie, quindi sia per una media che per una taglia large. Vediamo la composizione: è composto da un 25% lana, sono 100 grammi a gomitolo con una resa di 400 metri. Consigliano l'uncinetto e ferri da 3,5-4 mm. Noi utilizzeremo questo filato a capo doppio e quindi lavoreremo con un uncinetto un pochino più grande. Vi mostro adesso gli uncinetti che ci serviranno, tutti gli altri accessori, e poi passeremo al video tutorial. Per lavorare questo sottogiacca io ho utilizzato l'uncinetto da 4,5 mm, questo qua. Se volete lavorare una taglia un pochino più morbida, anche per una taglia small, potete tranquillamente lavorare tutto con il 5 mm. Per realizzare invece una taglia media o una taglia large, vi consiglio invece di utilizzare il 5, anche per gli aumenti graduali che andremo a lavorare. Quindi taglia small o small un pochino più morbida, uncinetto 4,5 oppure 5 mm. Per la media e per la large il 5 mm. Avrete bisogno di 4 marca punto, 4, 1 metro e le forbici per andare a tagliare il filo. Non faremo cuciture perché lavoreremo in top down, e con questi accessori e il filato possiamo metterci al lavoro.